Buongiorno a tutti, siamo ancora qui con una terza puntata nella quale intervisteremo l'avvocato Damiano Lo Monaco del Foro di Bergamo. Buongiorno avvocato, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. Se avete avuto modo di vedere anche le scorse puntate, avrete avuto la percezione di come, diciamo, gli argomenti che si sono susseguiti fossero di rilevante interesse. Abbiamo affrontato la mediazione sotto molteplici punti di vista, quindi sotto il punto di vista dell'avvocato che deposita mediazioni in ICAF e del motivo per cui si avvale del nostro organismo, e poi abbiamo avuto anche la fortuna di poter vedere sempre con gli occhi dell'avvocato però quali siano i punti di vista del cliente, quindi cosa pensa il cliente della mediazione, di questo strumento che ormai in realtà è presente nel nostro ordinamento da più di 10 anni, ma che ancora è poco conosciuto e che quindi noi ci auspichiamo che invece venga divulgato il più possibile, perché lo riteniamo uno strumento molto valido, e abbiamo avuto, appunto, dicevo prima, la fortuna di vedere anche il punto di vista dei clienti e di come, se ben istruiti circa questo procedimento, in realtà lo trovino anche loro molto, molto vantaggioso. Quindi la ringrazio ancora, avvocato, per la sua testimonianza. E siccome l'ho trovata molto preparata anche nella scorsa puntata circa appunto il procedimento di mediazione, vorrei sapere da lei, se le va di raccontarmi, una sua esperienza personale di una mediazione che è ben riuscita presso il nostro organismo e che quindi probabilmente ha tratto di vantaggio a lei, al suo cliente, e quindi lei proprio come ha vissuto in prima persona questa esperienza. Grazie per la domanda, complimenti per la trasmissione. Allora, domanda che ovviamente non vorrei fare torto ad alcuna mediazione rispetto ad un'altra, perché le ho fatte diverse. Magari posso raccontarvi l'esperienza dell'ultima mediazione che abbiamo avuto, ecco, posso raccontarvi questa. Quindi una mediazione, allora una materia di carattere contrattuale, quindi non c'era l'obbligo di andare in mediazione. Una fase stragiudiziale gestita dal mio studio, non avevamo però dall'altra parte un collega, per cui la fase stragiudiziale si è conclusa e ci siamo trovati col cliente di fronte a un bivio, per cui andiamo in giudizio oppure proviamo una strada di mediazione volontaria. Abbiamo spiegato al cliente ovviamente vantaggi pro e contro di una strada rispetto a un'altra. E il cliente, devo dire la verità, ci ha ascoltato, per cui abbiamo avviato una mediazione volontaria. Primo incontro, quindi col vostro istituto, in primo incontro c'è stata questa chiarezza a disposizione, ma non, quindi il cliente ha capito ancora meglio la procedura, però non si è presentata la parte invitata. Quindi ci siamo, diciamo, affidati al consiglio del mediatore, del collegio, nel tentare nuovamente di sollecitare quindi la parte invitata nel partecipare. Quindi abbiamo fatto un rinvio, abbiamo perso forse del tempo, ma stiamo parlando veramente di pochissimo tempo, cioè forse di un mese, a dir tanto, e siamo riusciti, cioè il vostro istituto è riuscito poi a fare in modo che la parte invitata partecipasse alla mediazione. Quindi siamo entrati in mediazione, il mio cliente, ma anche la controparte, diciamo che si sono forse aperti in maniera più limpida e hanno trovato poi un punto di incontro, quindi hanno trovato una sintesi di quello che era, di quelle che erano le posizioni distanti, non troppo distanti, ma poi alla fine diciamo che hanno trovato una definizione. Abbiamo quindi sottoscritto un verbale positivo. E quindi il cliente ha chiuso nel giro di forse 2 mesi e mezzo, non di più, una vertenza che magari avrebbe
rischiato di portarlo per anni in contenzioso, forse anche con una parte contumace che non si sarebbe mai presentata in inizio. Per cui, esperienza positiva, questa è l'ultima che io ho avuto e che posso raccontarvi. Beh, direi che è un'ottima, la ringrazio molto perché è un'ottima esperienza che appunto ha avuto. Soprattutto quello che mi ha colpito è il fatto che fosse una mediazione volontaria. Perché tra tutti gli strumenti, quando la mediazione è volontaria, non capita così frequentemente che un assistente legale dica no, ma proviamoci comunque anche se appunto non avremmo l'obbligo. E questo le fa onore, perché comunque è sicuramente uno strumento deflattivo anche per i clienti che riescono ad ottenere risultati in tempi celeri, con costi minori. Però sicuramente è da apprezzare il fatto che quando non sia obbligatoria, un assistente legale decida lo stesso di approfittarne, perché credo che sia proprio questo lo spirito con cui va utilizzato questo strumento, ovvero il fatto di non considerarlo solamente un passaggio obbligato per poi quella che noi in gergo legale chiamiamo la condizione di procedibilità, quindi per superare la condizione di procedibilità e poi avere un giudizio in cui poter stare tranquilli, in cui poter pensare che si è fatto tutto il possibile e quindi poi si possa avere una sentenza favorevole, ma è proprio uno strumento, io l'ho definito in un'intervista che avevo fatto tempo fa, sempre qua per ICAF, l'ho definito uno strumento a misura d'uomo perché è uno strumento che una persona ha in tasca e che deve sapere che può utilizzare. E quindi, come poi tanta giurisprudenza favorevole alla mediazione ha affermato, il giudizio deve essere proprio in extrema ratio. Questo vale sia nelle materie obbligatorie, ma alla luce del periodo storico che stiamo vivendo, non molto fortunato, perché siamo appena usciti da una pandemia e diciamo, l'Europa sta vivendo anche un momento di conflitto importante, per cui sicuramente il poter dare un messaggio di confronto, di pace sociale, ecco, è molto molto importante. Per cui la ringrazio di aver portato proprio questo esempio di una mediazione che peraltro non era obbligatoria, perché fa capire qual è proprio lo spirito, cioè quello di mettersi a un tavolo e di poter affrontare un conflitto in modo sereno, in modo informale. E poi ricordiamo che comunque nei paesi anglosassoni questa modalità di affrontare le controversie è molto sviluppata e funziona. Quindi speriamo che ci siano sempre più avvocati, magari guardando anche questa intervista, ci siano sempre più avvocati che condividano il suo pensiero e che quindi spingano e spronino i propri clienti a trovare un accordo senza per forza dover andare in giudizio, anche perché poi l'accordo che si trova di fatto ha la stessa validità di una sentenza, per cui ancora meglio se quella sentenza, quel titolo esecutivo è basato sulla volontà delle parti che poi sono i protagonisti veri di questo procedimento. Quindi la ringrazio molto per questo suo ultimo intervento. Magari avremo modo anche di averla qui di persona tra un po' di tempo per vedere un po' come starà andando il suo deposito delle mediazioni con la riforma Cartabia. Molto piacere. E la saluto, le auguro una buona giornata e auguro una buona giornata a tutti coloro che ci stanno guardando. Fateci sapere cosa ne pensate. Arrivederci. Sì.